Ben ritrovati a questo ciclo di video sulla transizione energetica. Oggi parliamo di un tema estremamente importante che viene usato in molti dibattiti, che è quello della sicurezza energetica, cioè quanto un paese può essere sicuro di avere autonomia al proprio interno per quanto riguarda appunto in questo caso il comparto energetico. Bene, ancora una volta ricordo quella che è la situazione di partenza, perché nelle puntate precedenti, nella prima puntata, avevamo visto che questa è la situazione di partenza a livello globale. A livello globale, quindi più dell'80% dell'energia che viene usata deriva da petrolio, gas e carbone. E guarda caso, questa percentuale è praticamente identica a quella della dipendenza italiana dalle fonti energetiche estere. Quindi l'Italia compra dall'estero l'80% della propria energia sotto forma di carbone, gas e petrolio. Quindi la nostra sicurezza energetica attuale è estremamente bassa. Lo si è visto plasticamente nel 2022, quando c'è stata la crisi energetica, con i prezzi che sono schizzati alle stelle. Quindi questa è la situazione di partenza. Adesso ascoltiamo il professor Almaroli, che ricordo è un ricercatore pubblico di un ente statale pubblico, così come sono pubblici e neutrali i dati che io utilizzo, ho utilizzato sinora nelle passate nei passati video, e che utilizzerò anche in futuro, in maniera da dare dati il più possibile oggettivi. Quindi sentiamo il professor Armaroli. Arriva il tema della sicurezza energetica. Se andiamo a vedere appunto la produzione mondiale dei moduli, nel 2010 la Cina, che è la parte rossa, era meno della metà, oggi è al 75% più o meno. Il resto è sempre East Asia, perché abbiamo Vietnam, Malesia, eccetera. Quindi questo è un problema o un'opportunità? Può essere considerato un problema per la concentrazione di quello. Faccio presente che noi abbiamo concentrato in Cina qualsiasi cosa, però l'unica cosa che scandalizza è il fotovoltaico. Su questo si potrebbe aprire un dibattito. E un'opportunità, perché in questo modo i prezzi, come ben sappiamo, Ecco, aggiungiamo qualche riflessione. Ha detto si potrebbe aprire un dibattito. Infatti, io vi faccio notare per, diciamo, l'ennesima volta come i mass media negli anni tra il 2012 e 2020 hanno insistito molto sul fatto che se fossimo passati alle fonti rinnovabili saremmo diventati dipendenti, in questo caso dalla Cina, per i pannelli fotovoltaici. Beh, adesso aggiungiamo altri dati, però il primo dato di partenza è che voi mi state guardando da un computer, da uno smartphone, da un televisore, che sono costruiti quasi sicuramente in Cina. Sicuramente non in Italia, sicuramente non in Italia. Voi avete un'automobile, avete frigorifero, avete il forno a microonde, avete tutta una serie di elettrodomestici e quasi tutti ormai, comunque in futuro sempre di più, contengono i microprocessori che appunto sono già contenuti nello smartphone, nel computer e nelle automobili. E questa è una dipendenza veramente estremamente preoccupante, perché per far funzionare tutte queste cose il microprocessore è assolutamente indispensabile, e ancora una volta si è visto durante la pandemia, quando sono saltate un po' le filiere globali e quindi c'era stato un enorme ritardo, un'enorme mancanza di microprocessori. E l'Europa appunto non li produce se non in minimissima quantità, certamente non nella quantità sufficiente. Per cui adesso vedremo altre riflessioni, però teniamo presente che non è assolutamente giusto parlare di dipendenza solo per il comparto dei pannelli fotovoltaici, quando
quando ce l'abbiamo su una quantità enorme di altri prodotti che utilizziamo in maniera ancora più diffusa, perché le fonti rinnovabili non sono ancora così diffuse. Mentre lo smartphone ce l'abbiamo tutti, il computer quasi, un'automobile quasi, e tutta una serie di altri elettrodomestici ugualmente. Vediamo altre riflessioni. Hanno potuto diminuire i livelli che conosciamo. Però attenzione, perché questo è il punto che volevo sollevare. Non è come con petrolio e gas. Se noi prendiamo un grande impianto fatto da 1 MW, servono circa 200 tonnellate di materiali per fabbricarlo all'origine. Se vogliamo produrre la stessa elettricità in 30 anni, che è il tempo di vita di quell'impianto, col carbone, quanto carbone ci serve di più? Quindi in realtà è molto più intensivo dal punto di vista materiale la produzione. Qui invece usiamo un materiale ad alto valore aggiunto di testa e soprattutto un materiale che possiamo riciclare. E quindi qual è la differenza di fondo delle due materie? Ecco, giustamente Armaroli diceva valore aggiunto. Allora io qui voglio inserire un altro dato estremamente importante. Quando acquistiamo uno smartphone, un computer, anche un'automobile, la acquistiamo e la usiamo così come sono. Quando invece dobbiamo realizzare un impianto, in questo caso fotovoltaico, sappiate che i pannelli fotovoltaici, che sono, diciamo, la materia prima, contano sul costo complessivo del progetto un 20, 25, massimo 30%, perché poi c'è tutta un'altra serie di lavori da fare per realizzare l'impianto. Quindi non è che quando si realizzano megawatt di fotovoltaico è tutto denaro che va alla Cina. La cosa si rovescia. Se noi compriamo, faccio per dire, 1 megawattora di energia, attualmente l'80% di questo denaro va all'estero, perché vi ho detto, vi ho fatto vedere la diapositiva, l'80% dell'energia proviene dall'estero. Se quel megawattora ce lo realizziamo col fotovoltaico, un 700-800 euro rimangono in Italia, perché sono i costi legati alla realizzazione del progetto. Quindi tutta la manodopera che c'è dietro, e poi anche abbiamo una parte di oggetti di complemento dall'inverter, e l'Italia produce gli inverter. Tutta la parte di cablaggio, la parte del telaio, e questo appunto è una grossa parte che viene fatta in Italia, e naturalmente c'è la manodopera vera e propria del cantiere, quindi del fatto che venga effettivamente montato questo impianto. Quindi ancora una volta, quella che è la narrazione standard che è stata fatta e ancora viene fatta da molte persone, non so se in buona o mala fede, decidete voi, che diventiamo dipendenti dalla Cina e diamo i nostri denari alla Cina, è esattamente il contrario. Attualmente l'80% della nostra spesa energetica lo diamo all'estero, compriamo materiale dall'estero. Passando per esempio al fotovoltaico, il 75-80% del denaro rimane in casa perché nel costo di un progetto, ripeto, in questo caso di fotovoltaico, ma i dati sono simili anche per l'eolico, il 75-80% rimane in Italia. Materialità. Qui la materialità riguarda il convertitore, perché la materialità materia prima energetica, mi servono vagonate di carbone. Devo assicurarli una sola volta i materiali per fare il fotovoltaico, poi per 30 anni la luce è sicuramente nazionale, no? Mentre qui io se faccio una centrale alla carbone, io ho bisogno che i 100 vagoni di carbone entrino tutti
tutti i singoli giorni della centrale, altrimenti qui non accendiamo più la luce, e fa una discreta differenza. Cambia radicalmente il concetto di indipendenza energetica. Perché? Perché? Bene, qui vi voglio adesso fare un ultimo ragionamento per questa puntata, che è quello sempre relativo a tutti gli altri oggetti di cui siamo dipendenti dall'estero. Allora, quando noi compriamo un'automobile, quando compriamo un vestito, quando compriamo un elettrodomestico, compriamo qualcosa per realizzare il quale è stata spesa energia, ma che per farlo funzionare si dovrà continuare a spendere energia. Io compro un'automobile, che è stata molto dispendiosa nella sua realizzazione, e poi dovrò continuare a dargli litri e litri e litri di benzina, ogni 15-20 km un litro di benzina. Compro un forno, compro una lavatrice, compro un computer, compro lo smartphone, dovrò continuare per tutta la sua vita utile a fornirgli energia. Quindi il bilancio continua ad aggravarsi. Ecco, il pannello fotovoltaico è uno dei pochissimi oggetti, un altro di questi pochissimi oggetti è la pompa di calore. Ma il pannello fotovoltaico ancora di più, che restituisce molto velocemente l'energia che si è impiegata per costruirlo e poi ce ne dà in grande quantità fino alla sua fine vita. Vi faccio vedere ancora una volta dati pubblici, eccolo qui. Questo ancora una volta è l'ente statunitense il Dipartimento statunitense per l'energia, vediamo se si riesce a vedere eccolo qua, US Department Energy, Energy Efficiency and Renewable Energy. Questo è appunto un ente governativo americano e in questa descrizione, in questo articolo, e lo si vede diciamo ancora più a colpo d'occhio in questa figura, ci parla del concetto del payback time, energy payback time, quindi sempre diciamo queste sigle inglesi, ma semplicemente vuol dire il tempo di ammortamento energetico. Quindi il pannello fotovoltaico è l'oggetto che ha il miglior tempo di ammortamento energetico e poi di generazione di energia pulita. Un pannello fotovoltaico, a seconda della tecnologia impiegata per costruirlo, che fra l'altro continua a migliorare, quindi questo parametro continua a migliorare, è un oggetto che restituisce l'energia che era stata necessaria per costruirlo in meno di un anno e poi, vabbè, in questo caso vedete, aggiungono anche quello che è il peso del telaio e di tutta la gestione del sistema, ma il pannello in senso stretto per 20, dai 25-28 anni poi mi genera energia gratis nel senso stretto del termine, perché appunto la fonte energetica è il sole, quindi il sole è gratis. E in questo caso appunto in meno di un anno il pannello fotovoltaico restituisce l'energia necessaria per impiegarlo, per costruirlo. Trovatemi un altro oggetto che in così poco tempo restituisce l'energia impiegata, ma soprattutto che poi la genera, esponendolo al sole, genera elettricità per ulteriori, diciamo tra i 25 e i 30 anni, anche in questo caso la tecnologia sta continuando a migliorare questo parametro. Quindi questa è la vera sicurezza energetica. Comprare una sola volta un oggetto che nel primo anno mi restituisce l'energia impiegata per costruirlo e poi per altri, diciamo 29, continua a
generare energia da una fonte gratuita che è quella solare, energia pulita. Questa è la vera sicurezza energetica. Quindi, per tutti i patrioti, questa è la sicurezza energetica di cui abbiamo bisogno e non invece quell'80% di importazione di gas, petrolio e carbone che è la situazione attuale. Bene, vi ringrazio, vi ricordo che trovate tutti i video sui miei social e sui miei siti e ci vediamo alla prossima puntata.